Ragione dello sciopero all'Aprica, inizialmente è stato soltanto per solidarietà a due lavoratori che hanno perso il lavoro a causa di un passaggio d'appalto. Sono rimasti a casa, cioè dopo 23 anni che lavoravano in Aprica non hanno più un posto di lavoro, questo è il motivo centrale. Ma di là c'è tutta una questione della gestione degli appalti da parte di Aprica, da parte del sistema, per cui in realtà noi abbiamo sempre un passaggio che rende il lavoro sempre più difficile per i lavoratori. Perché lo rende più difficile? Perché abbiamo dei concorrenti sul territorio, come può essere Ecosviluppo. Il costo del lavoro di questi qui è molto più basso, perché non applicano il contratto nostro dell'igiene ambientale, ma applicano il contratto delle cooperative sociali. A parità di lavoro, meno soldi. Questa cosa qua cosa consente? Di far prendere il lavoro a loro e lasciare a casa i lavoratori delle aziende storiche, come Aprica o come altre. Il problema grosso è stato proprio il mancato reintegro di questi due lavoratori, lo sciopero è in solidarietà con loro innanzitutto, ma anche per avere delle regole che garantiscano i lavoratori che stanno in Aprica, perché non ci siano degli accordi sotto banco, perché quelli che non hanno preso i due lavoratori sono in realtà dei soci in affari di Aprica, sono Ecosviluppo, sono servizi comunali che ha al 50% la compartecipazione con Aprica di Bergamo Servizi che fa la raccolta plastica e carta. Per cui non sono persone sconosciute, sono persone e sono aziende che sono soci d'affari di Aprica. E quindi quello che noi chiediamo con questo sciopero è che si riapra la trattativa per garantire il posto di lavoro a questi due lavoratori che sono rimasti a casa. E che si facciano delle regole comuni, si faccia un contratto integrativo aziendale nel quale sia ben chiaro come tutelare i lavoratori che oggi sono dipendenti di Aprica. Ci è arrivata la lettera che non si erano trovati con le parti e che ci avevano licenziati. Tutto qua, dopo 23 anni. Il grave è che Aprica ha anche assunto due persone a tempo determinato per la distribuzione dei sacchi e intanto lascia a casa due persone licenziate, quindi assumere a tempo determinato e nel contempo licenziare è una cosa che assolutamente è contraddittoria. Inoltre noi a giugno abbiamo firmato un accordo come organizzazioni sindacali con Aprica per il potenziamento del settore raccolta e spazzamento, perché l'hanno separato da A2A Ambiente, che è il settore che fa l'inceneritore praticamente. Noi siamo contrari a questa separazione perché secondo noi indebolisce il settore raccolta e spazzamento. Abbiamo firmato un accordo dove loro sostenevano di investire in questo settore, dopo l'estate ci troviamo due lavoratori licenziati, quindi abbiamo il forte sospetto che in realtà Aprica non ritenga più strategica la raccolta e lo spazzamento e quindi che voglia investire in altri settori, cioè che praticamente la finanza, la logica della finanza si stia mangiando la logica dell'impresa e quindi non ci sia più un investimento sul lavoro vero, che è proprio quello della raccolta e dello spazzamento, ma ci siano semplicemente dei giochi di compravendita di società, come può essere quella di A2 Ambiente, che è la società ricca e che probabilmente verrà messa sul mercato per fare cassa e coprire i buchi di bilancio di A2A generale. Questi sono i rischi che noi sentiamo, contro i quali ci stiamo battendo, sia con questo sciopero, ma anche con una serie di altre iniziative che dovremo decidere in base anche a quello che avverrà nei prossimi giorni. Venerdì 8 abbiamo un incontro a Brescia con Aprica SPA e con A2A Ambiente per decidere e capire quali sono le prospettive di sviluppo di questa società. Secondo noi non sono assolutamente a favore dei lavoratori. Non sono a favore perché? Perché la logica ormai è quella di passare tutto a chi ha meno costo di lavoro, A2A Ambiente, piuttosto che i privati che usano lo straordinario come sistema di organizzazione del lavoro ordinario, e questa cosa qui è sicuramente una cosa che può essere vantaggiosa dal punto di vista economico, ma non per i lavoratori. A2A non ha motivazione di licenziare, licenzia solo per un suo principio che ancora noi non riusciamo a capire la motivazione, perché l'applicazione del contratto non è come dice Aprica. E nel frattempo assume, licenzia e assume magari con livelli inferiori o con costi inferiori di quello che è, perché se vediamo i due licenziati, uno di questi è a 4 anni dalla pensione.